Salve a tutti quanti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo vlog. Di nuovo un vlog standard, non come quello che è uscito, diciamo, sull'esame, che poi in realtà pure l'esame di oggi è una parte di quell'esame, semplicemente mi era stata spostata questo lunedì, quindi ho separato, diciamo, il vlog dal resto perché altrimenti l'altro veniva veramente infinito. Quindi benvenuti in questo nuovo vlog di oggi, che ovviamente sarà come al solito più corto, più tranquillo. E andremo a fare l'esame di neurochirurgia in questo caso. Tra l'altro, se non mi conoscete, come al solito, io gestisco questo canale. Mi chiamo Francesca, parliamo di università, lifestyle, insomma, un pochino quello che volete di università. E niente, vi porto con me di solito in questi vlog d'esame, così potete rimanere aggiornati sulla mia vita e avere un piccolo, diciamo, assaggio di quella che è l'università di Bologna. Io frequento medicina e chirurgia in inglese. Come vedete, mi manca un pochino la voce, il che la cosa mi preoccupa perché devo comunque fare un esame orale. Però mi hanno detto che tendenzialmente questo esame è comunque tranquillo, quindi sono tranquilla anche io, soprattutto dopo gli altri due esami di neurologia e psichiatria che sono stati molto più grossi, però mi hanno fatto delle belle domande anche in quegli esami. E niente, tra l'altro ho iniziato già a studiare per gli esami di febbraio, perché oggi è lunedì 17 gennaio, ma in realtà io avrò due esami a febbraio, il 10 il blocco di ortopedia, il 14 febbraio l'altro blocco per chiudere l'esame di malattie del sistema nervoso, quindi la parte di diagnostica, la parte di farmacologia, la parte di anestesia. Quindi adesso mi metterò a studiare. Stamattina stavo studiando in vivo Neurometabolic Diagnostic, che è una parte, insomma, della diagnostica nella parte di neuro, che non mi appassiona particolarmente, però vabbè, c'è comunque dell'interessante, quindi adesso torniamo a studiare. Bene ragazze, sono qui, sono più o meno le 15:40 e tra poco vabbè mi collego alla room per fare l'esame. Adesso semplicemente vado a prendere la tessera studenti, insomma il badge per il riconoscimento e vado in bagno. Mi metto qua calma perché vabbè, in realtà stavo studiando un pochino appunto l'altra materia. Infatti qui ho il mio iPad dove stavo studiando perché ancora le stampe non mi sono arrivate. Ho pranzato, come avete visto, e vabbè, poi farò l'esame. Poi penso tornerò a studiare, che almeno una quarantina di pagine di questa materia oggi volevo finirle, così insomma non rimango indietro sul programma, anche perché per gli esami di febbraio ho dei tempi un pochino più stretti, però sono fiduciosa perché comunque, come sapete, ho iniziato a preparare ortopedia. Ortopedia mi piace tantissimo, quindi ovviamente la sto studiando molto più volentieri che con altre materie, mettiamola così, quindi sono fiduciosa. Benissimo ragazzi, questa è la mia postazione dal bagno. Tra l'altro mi sa uno dei due bagni, cioè l'altro bagno, quello che non l'avete mai visto. E da quello che non avete mai visto. E da questa postazione posso dirvi che comunque l'esame è andato bene, quindi un credito in meno. Cioè, secondo me alla fine questo vlog, cioè questa serie di vlog per arrivare a questi 15 CFU dell'esame di neuro diventerà una cosa incredibile. Cioè, nel senso, cioè, finiremo a febbraio con questi vlog, tra l'altro il giorno di San Valentino, i restanti esami, e cioè, è tipo, diventerà una serie TV, una puntata serie per raggiungere il voto finale di questo esame, ma ci sta, cioè, uno degli esami più grandi che abbiamo nel nostro corso. Quindi in realtà adesso sono tipo le 17 qualcosa, io devo finire la materia che stavo studiando prima, almeno l'argomento che stavo facendo oggi, e poi magari oggi mi riposo, non lo so, perché mi mancherebbero poi tipo 13 pagine per finire la materia, quindi magari poi mi pedalo un po' post cena, finisco queste 13 pagine e dovrei rivedere gli argomenti di anatomia patologica orto invece che ho visto ieri. Quindi adesso mi organizzo e comunque vedo cosa fare. Comunque dalla postazione bagno e tutto, ci aggiorniamo più tardi. Niente raga, faccio questa clip un pochino statica per darvi un aggiornamento generale. Tra l'altro mi sono resa conto che poi nel vlog dell'altro giorno non vi avevo effettivamente detto cosa mi era stato chiesto all'esame, quindi in realtà poi nella parte neurologia mi sono state fatte due domande abbastanza semplici, cioè una su una malattia dei motoneuroni e la SMA e l'altra sulla sindrome di Guillain-Barré. Poi invece in psichiatria mi è stata chiesta la dipendenza e la bulimia nervosa. Quindi sono state domande abbastanza tranquille. Anche oggi in realtà mi è stata chiesta in realtà l'emorragia subaracnoidea, quindi un argomento anche abbastanza lineare tra tutti quelli di neurochirurgia, cioè nel senso, ad esempio, a mio parere i tumori, eccetera, sono molto più complessi come argomento rispetto all'emorragia subaracnoidea, che alla fine è anche una clinica
clinical workflow che è abbastanza standard e è andata molto bene, sono contenta. In realtà neurochirurgia, come un po' tutte le chirurgie, non mi è dispiaciuta come chirurgia. Come vi raccontavo invece in neurologia non sono stata una super fan. Però ho tirato avanti perché sono contenta del fatto che ovviamente adesso comincerò ortopedia, che invece è la mia main. Ovviamente mi manca ancora, come vi raccontavo, un pezzo dell'esame di neuro, perché dovrò finire la parte di farmacologia, anestesiologia, imaging, quindi in vivo, e radiologia, e sì, queste tre cose sostanzialmente a il 14 di febbraio. Quindi il 14 febbraio, come vi dicevo, effettivamente concluderò questo esame, quindi c'è veramente un episodio a... cioè una serie a puntate, perché non finirà mai, vi porterò mille vlog. Tra l'altro poi sto facendo le mie valutazioni, perché ci sarebbe emato il 23 di febbraio, quindi 9 giorni dopo, però io non penso onestamente in 9 giorni di riuscire a farla, considerando che c'è orto il 10 febbraio e l'altra parte neuro il 14, non c'è neanche da dire, inizia a prepararlo prima e ce la fai, quindi probabilmente lo lascerò ad aprile con calma, anche perché emato è un esame tranquillo da noi da 4 CFU, quindi posso anche farmelo abbastanza in tranquillità. Non serve neanche che tipo mi rimetta a studiare subito, il che non sarebbe male, perché comunque vorrei andare, che ne so, a sciare, comunque fare qualcosina, e avrei metà febbraio libero in questo modo, ecco, quindi non sarebbe male. In tutto ciò, io stasera devo ancora finire di fare lo schema della trattografia e della risonanza magnetica funzionale, che ho studiato prima di cena. Invece della MR spectroscopy l'ho già fatto prima dell'orale di neurochirurgia, quindi quello siamo a posto. E alla fine ho finito, come vi dicevo, non sapevo se finire o meno, che mi mancavano 10 pagine di quella materia, l'ho finita già che c'ero, devo appunto finire di fare semplicemente le mappe. Volevo solo darvi questo aggiornamento generale un pochino, perché ho visto che in realtà questo vlog non era venuto estremamente lungo. Tra l'altro io penso in questo periodo di avere tipo i capelli un pelo rovinati, non so, devo vedere. Però ecco, sì, sto cercando di fare un po' di maschere così per idratarli un pochino, anche la pelle è un po' sotto stress, ma forse è proprio il periodo. Poi in città ultimamente c'è tanto smog, quindi sì, per forza, non lo so, era per darvi un aggiornamento generale sul periodo. Ovviamente da domani tornerò a studiare orto, sono molto contenta di questo esame. E niente, semplicemente questo. Poi ovviamente vi do la conclusione generale del vlog più tardi. Adesso mi metto a fare le mappe di imaging neuro, che l'avrò il 14. Adesso ci andiamo a struccare col detergente oleoso. Comunque sono veramente stanca stasera, un sacco. Adesso finisco di struccarmi e mi fiondo a dormire. Ragazzi, mi stavo mettendo a editare il vlog dell'esame di neurochirurgia e sostanzialmente mi sono resa conto che non c'era una conclusione decente, quindi mi sono un attimo sistemata e mi sono messa qui per farvi una conclusione del video. Sono passati tanti giorni da quel video, sono successe tante cose in questi giorni che forse vi racconterò nel prossimo vlog, ecco, però ci tenevo a dare una conclusione a quel vlog. Tanto poi vi racconto nel prossimo, che inizierò a filmare domani, perché praticamente oggi è il 9 febbraio, quindi sì, sono in ritardo, lo so. Niente, volevo dirvi che spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e che ci rivediamo tanto al prossimo vlog. E vi ricordo sempre che se volete tenervi compagnia, io sono presente tutti i giorni su Instagram sostanzialmente, tranne un pochino in questo periodo, però potete andare a seguirmi là per qualsiasi cosa. E niente, un bacio!